Sono partito, avevo dei progetti, dopo 3 mesi e mezzo mi sono riprogrammato tutto. E il nuovo programma è stato: non mi programmo niente. Se prima non capisco come vivo io qui, come vivo le regole, come vivo le abitudini, qua non esiste razzismo, qua non esiste pregiudizio, qua non esiste. Se uno vuole lavorare, lavora. Se uno vuole imparare, qua c'è possibilità di imparare. Se uno vuole studiare, può studiare. Io ho avuto la fortuna di aver trovato un lavoro che mi piace nel mondo che ho sempre vissuto, che è il mondo del calcio. Lavoro per una società importante, diciamo, a livello mondiale, e praticamente amo quello che faccio. Bello, non è facile, ti porta via molte energie perché devi relazionarti con le teste dei bambini e devi farlo in una lingua con cui non ho una buona padronanza, diciamo, come l'italiano. È una bella realtà in un mondo qui a Sydney dove il calcio non è vissuto molto con passione come in Europa, però sta crescendo molto.